Non so come fare questa intro. Penso che è il video più emotivo, più difficile. Non avrei mai pensato, o non avrei pensato di farlo già ora. Ne parlo perché sono convinto che condividendolo innanzitutto mi fa bene a me. E seconda cosa, spero che possa aiutare qualcuno che magari sta vedendo questo video e è un po' indeciso. Spero che magari con le mie parole possa decidersi almeno a dare un tentativo. Di base, quello che volevo dire è un anno e mezzo che io vado da una psicoterapeuta. Quando ho iniziato ad andarci era semplicemente perché, diciamo, io ho avuto nel mio passato vari gastriti. Tutte inspiegabili a livello medico. Non c'era una causa o un motivo ben preciso per cui potesse scaturire con un'infiammazione così importante, soprattutto a quest'età, allo stomaco. Dopo vari avvenimenti, ecco, e volte in cui alla fine non si riusciva a venire a capo di niente, ho deciso insomma di provare questa via, in cui ero molto incuriosito, non sapevo cosa aspettarmi ed ero molto pieno di, in parte, pregiudizi che tutti hanno, soprattutto quelli che non hanno mai provato la psicoterapia, a riguardo, insomma, la figura dello psicoterapeuta, della psicologia, perché penso che la maggior parte delle persone vedano la psicoterapia come qualcosa che, insomma, ci si va quando c'è un problema grave, e anche, insomma, se abbastanza relativo questa classificazione dei problemi, e quindi si tende a discriminare o comunque a dare meno importanza a problematiche magari minori che, diciamo, fanno sembrare superfluo e inutile andare dallo psicoterapeuta. Come ho detto, lo sto parlando perché, insomma, mi ha cambiato la vita e in meglio, ovviamente. Sono andato benissimo. Credo fortemente che posso dare a moltissime persone questo percorso. Penso che tutti possiamo migliorare in qualsiasi cosa, diciamo a livello della persona caratteriale e quant'altro. E che molte problematiche che noi abbiamo sono dovute alla nostra visione della vita, come affrontiamo i problemi, e diciamo a noi come persone proprio, come quindi i nostri valori, le nostre caratteristiche, il nostro carattere in sé per sé. Quindi io c'ero andato per questa problematica e, senza stare troppo nei dettagli, ho scoperto quindi come pensavo che questa gastrite era dovuta alla somatizzazione di alcuni sentimenti forti che mi portavo da tempo, convinzioni, e quindi dopo aver capito questo problema, che in qualche modo ero già cosciente dopo tempo, perché comunque è un percorso lungo e graduale, perché insomma si vanno a toccare cose molto profonde, e quando si vanno a toccare questi tasti, innanzitutto non è facile per la persona sotto terapia, e soprattutto serve tempo perché si va veramente a carpire le cose che sono più rimaste segrete, nascoste, appunto perché fanno male. Detto questo, però, siamo anche riusciti a capire la causa, che, diciamo, facevo molta fatica a credere. E vi posso garantire, ragazzi, che qualsiasi problematica avete, se è qualcosa di ricorrente o se comunque avete già il pallino e la pulce nell'orecchio di andarci, vi consiglio ovviamente di andarci, perché se già state in forze, vuol dire che in qualche modo c'è una vocina dentro di voi che è convinta che quella potrebbe essere la strada giusta, e quindi vi consiglio assolutamente di provare. A me personalmente mi ha aiutato molto a conoscermi e a risolvere molte problematiche. Penso che non avrei mai fatto un'esperienza del genere se non avessi avuto gli strumenti, se non fossi stato abbastanza pronto per un cambiamento del genere, perché penso che stare qui dove sto, aver affrontato quello che ho affrontato e quello che dovrò affrontare, e nel prossimo vi spiegherò anche un po' i miei passi futuri qua in Australia, è qualcosa, diciamo, che uno, diciamo, deve essere pronto, deve esserci dentro di sé una vocina, una voglia che ti porta a fare questo. Perché se uno è totalmente soddisfatto della propria vita, del proprio status e di quello che ha, non farebbe mai una cosa del genere, ma non per forza in Australia, non stravolgerebbe comunque la sua vita. Quindi penso che sia nato in me, magari anche grazie a questo percorso,
questa voglia di cambiare e grazie comunque a questo percorso ho imparato a conoscere molto di più. Non voglio fare troppo lungo questo video, non voglio raccontare troppo di me. Diciamo che molte volte nei video quando dicevo che dovevo andare al centro di Roma o comunque dovevo andare in giro, facevo prima di partire una seduta ogni 2 settimane, a volte ho fatto di meno. Perché diciamo bisogna sentire il desiderio e il bisogno di andarci, non ci si deve andare come magari qualche altra cosa, come una routine, come la scuola che ci vado perché ci devo andare. Ci devi andare perché comunque te lo senti e senti che ti serve un posto che non potrà da nessun'altra parte, perché andare allo psicoterapeuta non è come parlare con un amico, qualunque amico sia. Non è parlare con la ragazza, non è parlare con i propri genitori, è un luogo totalmente diverso dove non sei minimamente giudicato, dove è un foglio bianco, dove veramente vieni ascoltato e riesci a vederti in un modo che almeno personalmente non ho mai vissuto. Questo è veramente un video a sé che però ce ne ho molto a fare perché io credo molto in queste cose, soprattutto credo anche in fare questi video. Credo molto che creare questi contenuti prima o poi in un qualche modo possano magari andare a toccare le persone magari che in quel momento hanno bisogno, perché io molte volte mi è capitato che stavo in situazioni di qualche tipo emotivamente e magari casualmente mi è apparso un video, casualmente mi è apparso un post non superficiale ma anzi molto profondo, riflessivo, che insomma portava un messaggio vero, non una cavolata, non un post comunque, un post così o un video giusto per intrattenere. E averlo visto, averlo letto, magari spesso ecco, non è che lo leggo e cambia tutto. Può essere magari il seme che nel tempo poi crescerà e quindi creerà delle consapevolezze o degli strumenti che potrei usare, oppure semplicemente può essere l'ultimo granello per fare un passo importante, quindi andare da qualcuno a parlare. E io credo vivamente in queste cose. Come ho detto, in primis io provo veramente piacere e liberazione a parlare di queste cose perché vuol dire che le sto superando, perché non nego che come la maggior parte delle persone diciamo aveva dei pregiudizi, vedeva in qualche modo in un certo modo le persone che vanno dalla psicoterapeuta, quindi dirlo ai 420 e io vado allo psicoterapeuta non era qualcosa facile per me, visto che mi sta molto piacendo il rapporto che si sta creando, la libertà che diciamo sto acquisendo nel parlare con voi, penso che sia anche arrivato il momento di fare questo video e che aspettavo da molto tempo avevo in mente e sono molto felice. Spero che qualcuno insomma possa prendere magari azione dopo questo video, prendere in mano un po' la situazione, provare a cambiare. Vi mando un bacione come sempre ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao ragazzi.